Buonasera, eccoci qua ragazzi, buonasera a tutti, ciao, eccoci, Specialone, buonasera, buonasera, mi sentite bene, tutto a posto? Tutto bene? Mi sentite forti e chiaro? Ciao ragazzi, ciao, buonasera, siamo un porgente esercito di gente intelligente e capitanato di persone che... Grazie, ciao ragazzi, buonasera, auguroni, auguroni, grazie, grazie per l'augurio a tutti ragazzi. Allora, buonasera, buonasera a tutti. Ciao host, Marco, Fedora, ciao Davide Servia, Stante, Luca. Ciao ragazzacci, Nicola Carraro, Paolo Pitocco. Ciao mister, Michele, Simoni, buonasera. Grazie a tutti ragazzi, non vi sto di grazie a tutti. Ciao Alberto, eccolo. Buonasera Massimo, Manuel Gennari, insomma Radio Cuto, Yotai. Ciao Alessio Lorefici, dai la gira ragazzi, quanti siamo stasera già. La marea, ciao Dancone, c'è anche Super Vinci, c'è il Super Duncan, Duggan, insomma siamo una marea. Contando solo la roba di ieri quanti chili pigliavo, tanti, tanti. Ciao Tommy, ciao Nicola, buonasera, Nino Toscano a tutti. Ataru, ciao Michele, buonasera pure a te. Roberto Bronzato, buonasera, grazie. 51-0 già, una miseria ragazzi, siamo tantissimi, tantissimi like, sono veramente contento. Goccio d'acqua, ce lo vuole, andiamo a togliere la musica. Allora, stasera ragazzi farò quello che cazzo mi pare a me, nel senso proprio non brutto della parola. Mi sto sfondando con il remo di Spyro, ah grande, grande. Allora, levo questa foto così un po' toccante di quando già avevo 3 anni, penso qua, 2 o 3 anni, quindi era 75-76 al massimo. Togliamo questa foto che l'ho chiamata Ale Piccolo. Allora, stasera faremo un po' di giochi arcade, ragazzi, ormai chi mi segue sa quanto adoro i giochi arcade e saprà sicuramente per certo quali sono i miei preferiti in assoluto. Quindi partimmo subito con uno dei miei grandi cavalli di battaglia, ragazzi. Ciao Giuseppe Mulas, grazie. Giuseppe già acchiappato in pieno. Giuseppe già acchiappato in pieno. Infatti partiamo proprio con Psychic 5. Cazzo si dice questo. Con l'arcadistico, ovviamente. Ah, stasera c'ho pure la magliettina nuova che mi sta regalata proprio per il compleanno, vedete, me l'ha messa proprio in stock. E diverse cose ho preso per regalo. Questo ragazzi, questo Psychic... non gliela famo a dirlo, Psychic 5 di casa Gialeco. Di casa Gialeco, ragazzi. Ciao Max Rock, buonasera. Questo, oltre a essere uno dei giochi secondo me più belli dell'era arcade, ragazzi, è anche uno dei miei grandi cavalli di battaglia, di quelli che so giocare meglio. Io prendo sempre la ragazzina. Cominciamo. Poi mano a mano, insomma, la Gialeco ha fatto anche... questo era uno al bar, era uno dei miei preferiti e a me insomma mi è rimasto sempre molto impresso questo gioco, perché lo giocavo tantissimo. Gran cavallo di battaglia, esatto. Questo ragazzi, in serate buone lo finisco con un solo credito, con un solo credito, e spesso insomma mi ci avanza pure. Poi quando arriva la serata no, invece... Ciao Angelo Angori, scusa se l'ho pronunciato male. Grazie mille. Adesso abbiamo preso l'altro Expert. Questo è uscito pure su NES, ragazzi, sul Nintendone. E si chiamava, se non sbaglio, Expert qualcosa del genere. Non mi ricordo di preciso com'era il nome con precisione. Expert qualcosa su NES. Poi qualcuno che andrà a vedere come si chiama, quassù chiaramente c'è da prendere la stregaccia zozza malefica. Come fa Andrea Rustichelli, come fai con credito? È uno dei pochi che riesco a finire con un credito, insieme a Black Tiger, insieme insomma a pochissimi altri. Però questo sì, sicuramente in sala giochi lo giocavo tanto, poi a un certo punto è arrivato anche nel bar che frequentavamo all'epoca con tutta la compagnia, quindi l'ho imparato a giocare anche lì. Ciao Fedora, buonasera.
Eh sì, mi sono allenato molto, lo conosco a memoria, insomma. Dopo, chiaramente, la cazzata è sempre in agguato, però, vedi, qua si prendi la stregaccia zozza, malefica, bastarda. Ciao, Salvatore Rossitto, grazie, grazie mille. Ciao, Ken, pure a te, grazie. Grazie ragazzi, troppi auguri, troppi auguri. Se conosci bene i pattern e tutto quanto il resto dei vari nemici, insomma, non è difficile. Io adesso non prendo nulla qua perché quelle le lasciamo per il secondo livello, sia la P che il 2%, il per 2. Ah, mi sono sbagliato, niente. Ecco, vedi, io per dire, c'è il Atomic Runner, me ci vuole a pensione de nonna, me ci vuole tutta la pensione de nonna per finirlo. Ciao Salvatore, buonasera a te carissimo. Prima di imparare a memoria, me già volevo, esatto, diverse pensioni de nonna e diversi stipendi de babbe e mamma. Andiamo più alla strega. Ah! Eccola, eccola. Vedi, perché se ti ricordi come sono i pattern, sai dove andarli a riprendere, quindi ragazzi, Adesso ci mettiamo qua e aspettiamo un'altra volta la stregaccia malefica, bastarda, e andiamo a ammazzare il boss. Il bossone, il famoso bossone. Regalatemi un paccagallo, esatto. Ciao Darky Kiko, buonasera. Ciao Vinci, t'avevo salutato però. E questo è il primo boss. Ciao Alessione, grazie per l'auguri. Ciao Ale. Il pattern è tutto, è assolutamente tutto. Se impari il pattern sui videogiochi, ragazzi, è tutto lì. Ciao Piedras, buonasera. Sono un super scaricato VinVidia. Sapete se i joystick su Amazon sono compatibili per funzionare tutti i giochi? Allora, per quali intendi di joystick? Se vuoi usare per dire l'Albatross Willy, ti serve l'adattatore. E si trova anche quello. Aspetta che pigliamo la stregaccia. Se no, puoi utilizzare qualsiasi pad USB, eh. Para para pa 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 pa. Allora, prima di tutti pigliamoci la P. Pam, pa, pa, pa. Poi qua ci pigliamo la R. Qua anche se c'era qualcosa. No, qua c'è. Qua c'è il tempo, qualcosa, no? Pa, 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 pa. No, non dovevo pigliarlo per due adesso. Poi qua c'è il fermatempo. Prendiamo la T, c'è rimasta solo una lettera per fare la lettera extra, la parola extra per scrivere. Eccola qua, la A. Adesso aspettiamo la stregaccia zozza, malefica, bastarda, infame e andiamo su. Tutto bene, Votlek, tutto bene. Mo' mangiato, mo' bevuto, mo' fatto tutto. Tutto il possibile. Tutto il possibile ieri mo' fatto. Pure troppo, pure troppo. Vai, lettera presa, adesso possiamo andare. Adesso finiamo, ragazzi, sennò ve rompo le scatole. Sì, tutto a posto, bagni, bagni, diavoli, tutto, abbiamo fatto tutto ieri. Ciao Matteo, grazie mille. Dai, mazzo un altro boss, ragazzi. E poi dopo basta, perché non ve voglio tediare con a pavone giamme, insomma, perché so fa a giocarlo. Sapete che non so un gran pavone. Parapapà, parapapà. Vai, stregaccia! Qua ci abbiamo una lettera, apriamo la E. Ok, e ci abbiamo la X. Eh sì, una quarantina di minuti questo lo finisco. Sì, è vero. Uno dei pochi, come sempre ripeto, non è che... Ciao Matteo, grazie! Ma... Arca. Grazie per gli auguri, grazie a tutti, non so se ho ringraziato a tutti o se qualcuno mi è sfuggito. Un medley dei miei giochi preferiti, esatto.
Questo è un gioco super giapponese, ragazzi, non è che è strano. Guarda, si infame. Non fa. Ciao Alessandro, grazie mille, grazie per l'auguri. E morite. Ok, andiamo a finire pure questo, ragazzi, e poi cambiamo, via. Aspettiamo la stregaccia zozza, malefica, infame, bastarda, e andiamo a finire anche questo boss, via. Perché per ora non mi serve cabine telefoniche, dopo le uso. Nei livelli più avanzati le uso, adesso non mi serve. Sono un bel babbuino, è vero. Grazie Cristiano, grazie mille. Pure a te, Sir J. Dai, un secondo e poi partiamo con un altro, via. Se no, non potremmo fare una live solo di questo, eh. Dopo preparatevi che fra un po' ci sarà il mega barzellettiere d'Italia, insomma il buon Duncan che partirà in quarta con le sue barzellette. E qua il pattern è tutto, ho sbagliato il pattern e adesso ne subisco le conseguenze. Ne subisco le conseguenze a caro prezzo, a durissimo prezzo. No, me la leva. No, pensavo me l'aveva levata là. Ripartiamo. Qua vi faccio vedere la strada più corta, che è questa, per prendere tutto e arrivare di là. La strada più corta è questa che ho fatto io. Ciao Marco Turbilon, buonasera. Questa è la strada più corta per uscire da questo mini labirinto, diciamo. E poi dobbiamo andare a prendere la stregaccia. E no, vincio chiappavo. Buono. Vai con la strega. Presa. Vai con la strega. Ciao Furiola, grazie mille. Ciao Filadelfio, grazie pure a te. Oh. Aspettiamo la stregaccia qua giù. Vedete ragazzi, è tutta una questione di tempismo, di saper prendere il tempo. Quando... Ciao Fabrizio Buoni, buonasera. Se riesci a padroneggiare il tempo, insomma, come devi muoverti, il gioco diventa, tra virgolette, facile. Tra virgolette, eh? Abbastanza, tra virgolette, eh? Adesso ci cambiamo e diventiamo Bunta, com'è che si chiama lui? Ah, non ci ho chiappato. Con Bunta possiamo buttare giù. Oh, dov'era? Qua. Buttar giù le porte più con più velocemente, insomma. No, non ci ho guardato, ho sbagliato. Non dovevo sprecarla qua. Lo stop non mi serviva adesso. Ciao Julian San Giorgi, grazie. Stop, diamo pure la stregaccia zozza. Ciao Mariano, grazie mille. Occhio a questo. Vieni qua. Vai. Ciao Valerio, grazie mille. Grazie tantissimi. È chiaro? Questo già sta attenti perché ogni tanto me ci frega, eh. Ogni tanto me ci ammazza lì, eh. No, questa è una dubbia, non posso passare, vedi? Vedi, non posso passare perché è chiuso. Sono un babbuino. Sono sempre un ragazzino, dillo, lo dice pure mia moglie. Lo dice sempre anche mia moglie. Adesso ci ricambiamo sulla cabina del telefono. No! Non devo più a niente qua, ci devo provare a farlo. Grande, sono un grande, sono un grandissimo, sono un grandissimo proprio, grandissimo. Che è? Oh, c'è un... Oh, Boni! C'è un... Massimo! C'è... Grazie Massimo! Grazie mille per la donazione, grazie mille. Stavo troppo gentile come sempre.
Sempre troppo gentile, Massi. Appena è tornato dalla vacanza, Massimo, insomma, ha ripreso. Vabbè, ragazzi, io direi di andare a cambiare, perché tanto, insomma, avete visto che questo mi riesce abbastanza bene, quindi sarebbe, insomma. Ok, lo tolgo, vi dispiace se lo tolgo, lo posso togliere, ragazzi? Ecco, infatti Massimo, Stefano mi ha subito detto cambia. Allora, cambiamo, ragazzi, andiamo a mettere un altro Mieo, un altro Mieo. Stasera non chiappiamo i nomi, eh? Stasera non ci chiappiamo. Allora, questo, ragazzi, però veramente ne famo 2 minuti. 2 minuti, ragazzi, perché se no, questo lo famo tutte le sere che andiamo in stealth. Io lo finirei. Nicola, ma l'avevo già finito, l'avevo. Allora, altro mio grandissimo cavallo di battaglia, ragazzi. Altro cavallo di battaglia indiscusso, ragazzi, casa Capcom 1997 Black Tiger, anche conosciuto col nome di Black Dragon. Si differisce la versione italiana e europea, scusate, americana da quella giapponese è leggermente più difficile, c'ha dei massi in più, c'ha i nemici che ci vogliono più colpi, servono più soldi per comprare le armi. Però, insomma, il gioco alla fine invece è sempre lo stesso. Io qua, ragazzi, sono un vero master pro. No, Street Fighter non è un mio cavallo di battaglia. No, chi mi segue lo sa, chi picchiaduro in generale. Questo, ragazzi, è uno dei grandi capolavori di casa Capcom, secondo me. È molto bello anche perché c'è, incrocia anche diversi stili, perché oltre, insomma, all'action, all'arcade puro. Ci sono anche degli elementi di RPG, l'acquisto di armi, l'acquisto di armature, l'acquisto delle pozioni, eccetera. Belle, bellissime anche le musiche. Ciao Massi, grazie, grazie, però mi dispiace se vai via perché se no arrivi, medoni e te ne vai, mi dispiace. Mutant Fighter, come no? Lo facciamo adesso. Adesso lo facciamo. Sì, questa maglietta mi è stata regalata oggi, ieri, per il compleanno. Calcio. Allora, due cose in particolare non sono nelle mie corde. Una è il calcio e un'altra è il picchiaduro a incontri. Ma io sono al telefono. Qualcuno che va risponde. Ciao Massi, a dopo. Aspetta, fammi via prima questo, va. Dai, qua famo un boss. Qualcuno che va a rispondere al telefono. Questo, ragazzi, in serata lo finisco con un credito solo, eh. Dai, mori. Han fame. Ah, non mi ero bastato, mi stava a sparare. Ciao, Andrea. Ciao Filippo, grazie, grazie per gli auguri. Ok, torniamo di sotto, passando da qua. Allora facciamo un boss, eh? Un boss soltanto e poi cambiamo, eh. Cazzo è che sono al telefono, porco due. Aspetta un secondo, mi sono al telefono. Sì. Dimmi. Ah, aspetta. Aspetta, aspettami un secondo. Sì, l'ho messo, l'ho messo.
Allora, aspetta, ma perché di sotto non risponde Nicio al telefono, chiaramente, ma tocca rispondere a me, no? Scusate, ragazzi, per questa interruzione. Ciao, Orazio, grazie, grazie mille. Allora, tanti auguri, feliz compleanno, comunque, a parte... Se potessi esprimere esaurire un desiderio, non lo so. Non lo so, non lo so, non ci ho pensato. Non ci ho pensato, insomma. Ciao Ale, grazie per gli auguri. Oh, quello perché non è morto? Quello non è morto, eh. Una macchina nuova per mia moglie, sì. Diciamo di sì, via. Una macchina nuova per la signora, almeno. Almeno, insomma, sta tranquilla perché. Perché comunque adesso un problema senza macchina e tutto il resto. Sicuramente sarebbe un bel regalo, via per lei, non per me però, eh. Adesso è partita nuvola, un po'. Ciao Bruno Giordano, grazie, grazie mille. Allora, andiamo qua a scegliere, anche se non ci va sti soldi ancora per comprare l'arma. Ciao Michele, buonasera. Allora, qua compriamo l'arma da 200 perché per gli altri non ci basta. Grazie Riccardo, buonasera a te. Sì, se nuvola che bai. Oh no, qua c'è il coso. C'è l'armatura. Sì, la versione 64 sì, non è bellissima, eh. Allora, Giampaolo, vorrei inviarti una foto in diretta. Mandala su Discord. Ciao Giuliano Pilloni, grazie, buonasera, grazie mille per lavori. Allora, questo era il primo livello, ragazzi. Ne vogliamo fare un altro oppure cambiamo? Altro livello, cambio. Ciao Giovanni, Croce, buonasera. Altro livello, cambiamo, che facciamo? Quanti anni fai? Tanti, tanti. 46. 73, quindi sono 46. Allora, siete un po' a pareri, i pareri sono un po' discordanti. Chi mi dice continua, chi un altro livello, e chi dice cambia. Cambia, cambia, vinci. Grazie, grazie per l'auguri, Claystorm. No, beh, stavo a guardare la chat. Questo nelle serate normali non succede mai. Nelle partite normali questo non succede. Grazie, Julius. Nelle serate normali non sarebbe mai successo che muoio qua, eh. Assolutamente. Ok, adesso cambiamo, dai. Grazie, grazie per gli auguri, raga. Non ci sono serate normali, è vero. Poi ultimamente... Allora, andiamo a fare il dungeon. 46. Un altro boss e poi cambio citazione. Facciamo un altro dungeon. Pam pa 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 bom pa bom. Allora, aspetta che questo gervia da qua, vai. Ecco, no, stavo di gervia da là invece un cazzo. No, no, stasera non va. Stasera non va. Stasera non va. Eccolo, adesso è comparso. Dopo che maleavo tutta la vita è comparso dentro. Grazie Yushin, grazie mille. Non c'ho più vita. Potevo far meglio, eh. Allora, qua c'è la scelta, io la prenderei mil... no, mille... no, proviamo ad andare a prendere un altro po' di monete, speriamo di non morirci qua. Allora, prendiamo prima a lui e poi dopo dietro ci dovrebbe essere il bonus. Ok.
Eccola qua, e ho preso l'armatura. Adesso dovremmo essere. Potremmo comprare l'armatura da 1000. Scusate, l'arma da 1200. No, l'armatura. Vai. Dai, che siamo quasi al boss, via. Poi cambiamo. Pa, 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 pa. Occhio. Occhio. Cosa ne pensi della console Pandora? Non lo so. Questa è la vita, questa è la vita. Presa. Adesso andiamo qua. Ci sono i fossili, è vero. Lì sotto intanto urla tutti, chiaramente come sempre succede mentre io fai live. Occhio alla ruoccia. No, non mi ricordavo. Sto preparando una sorpresa. Grazie, Botleg. No, no, è di sotto che discorre, né, televisione. Occhio alla pianta carnivora, qua c'è da prendere un bonus. Occhio. Vai al boss e poi cambiamo, via. Allora, ok, cambiamo gioco, andiamo appunto all'altro mio cavallo di battaglia, ma questo non perché lo sappia giocare, ma perché mi piace. Questo non è un mio cavallo di battaglia, però mi piace. Non è un cavallo di battaglia perché lo so giocare. Allora. Che potevo fare? Poteva mancare lui? Poteva mancare, no? Final fight. Wata! Con il super aggarone, il sindaco di Metro City, ragazzi. I picchiaduro ce n'è tanti belli, sì. The Punisher, i Double Dragon, Cadillacs and Dinosaurs. Ce n'è tanti, eh. Vendetta, quelli che abbiamo fatto l'altra sera, no? Vai, scendiamo. Aggarone, aggarone. Magari tu fossi un super clone. Non c'è più i sindaci di Norte, è vero Luca, hai ragione. Wow. Wata! Ghost and Goblin. Abbiamo un conto in sospeso da tempo. Arimori. Grande. Vai. Si va. E la Madonna, veniamo a tutti qui. Oh. Eccolo qua, l'infamone. Dammelo che adesso prova a menarti due botte e poi chiama gli altri e lui scappa via. L'infamone. Aspetta, che stronzo. No! No!
Ma guarda che stronzo infame! Vai, danno! Busca! Oh! No! Adesso scappa via, ecco un'altra volta e chiama il rinforzo. Che stronzo, ragazzi, lui è. Mi ha ammazzato. Pensate che su YouTube si trovano dei video che finiscono, in cui finiscono Final Fight, c'è gente che lo finisce senza farsi manco toccare. Non con un credito perdendo una vita, senza farsi mai toccare. Ma non vi dico cazzate, vero, eh? Mai giocato a Goalie e Ghost? Goals forse? Che è Goalie e Ghost? Forse Goals in Ghost? Devo riscrivere. È vero! È una questione di pattern, bravo, bravo, vince. Girolamo. È come quelli che finisce con le con i gomitate tutto Double Dragon, no? Eccoli, Andor, Andor Junior, Junior, se incontreremo 60 orti ogni partita. Vabbè, andiamo a cambiare, andiamo a cambiare, andiamo a cambiare, tanto questo sapete che mi piace. Allora, un gioco che io invece adoro. Allora, no, come ho toccato, no, 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 no. No, 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 ho sbagliato. Come ho toccato? Allora, altro titolo, ragazzi, di casa Capcom che io letteralmente adoro è questo, Formula 1 Dreams. Bello, bellissimo gioco, bellissimo titolo. Truxton, mi è piaciuto. Ciao, Picus, come no? Bellissimo Truxton. Formula 1 Dreams, ragazzi, Dream, io era un gioco che in sala giochi, insomma, straciocavo, stravedevo questo gioco. Ciao, Chap, buonasera. Turbo, grazie, grazie per i lavori. Vai con Formula 1 Dreams. Questo pure di casa Capcom, ragazzi, e vi posso assicurare, Sonic sì, perché no, mi piace. A tutto. Questo è un po' ostico nei comandi, ma vi posso assicurare, ragazzi, che è un gran gioco. Eccoci. Forza qui, like, che non l'ha messi, che arriviamo a 100, via. E Fedora c'era prima, non so. Ah, Goalie Ghost, no, allora no. Mad Gear l'abbiamo fatto qualche sera fa, Davide, sì. Ciao Luke, buonasera. Quanto siamo classificati? Sesti. Che tempo abbiamo fatto? Il quarto, quinto, sesto tempo? Il secondo, a figa. Pensavo di essere andato peggio. Nitro pure, un altro gioco che abbiamo fatto. E adesso chi loro? Ecco, vedi. Una cosa che non mi piace di questo gioco è che quando vai a toccare con loro, loro rimangono tranquilli, a te ne sbatte fuori pista. È una cosa che mi fa incazzare come una iena, ma da sempre questo, eh. Attento alla barriera. Anch'io, quello perché il tipo. Ecco, vedi? Che infami. Infami. Bastardi, a te te manna a sbattere, loro non gli tocca nessuno, eh. Vai col secondo giro. No, l'ho fatta un po' larga. No! Mi sono giocato tutto. Mi sono giocato tutto con una curva. Con una curva mi sono giocato tutto.
qua ci vuole indossare i box. È vero, è vero. Vai, porco due. No, dai. Questa è stata veramente una cattiveria. Cioè, questa è stata veramente una cattiveria, ragazzi. Ciao Video Games Console. Niente, chi ragazzi, questa è stata una cattiveria, mi ha fatto un cazzare come una bestia. Mi ha fatto un cazzare come una bestia, ingazzare. Allora, altri miei grandi classici che giochiamo sempre, a parte vabbè, il buon Moon Patrol che giochiamo sempre. Ah, e Mille Miglia, pure Mille Miglia è un altro gioco che gioco molto molto spesso. Che a me piace. Chi è T? Che sta scrivendo questo T? Guardate un po', ragazzi, se è il caso che sta scrivendo qualcosa di questo T trattino T. O lo mettiamo in timeout se continua a scrivere così. Come hai festeggiato il tuo compleanno? Ho fatto una bella festa. Una bella festa. Oh, mettiamo in timeout a sti idiota che sta scrivendo. Vai, mettiamolo in timeout, cancelliamo i messaggi, mettetelo in timeout, insomma. La gente veramente non c'ha veramente il ridegno di venire a rompere i coglioni a me, eh. Vai con Mille Miglia, ragazzi, gioco della Kaneko, questo, del 91 se non erro. Questo pure è un altro titolo che gioco sempre. Altro grande titolone che gioco molto, sempre con molto piacere. Questo, vai a fare il pit stop, vai. Ciao Sailor, grazie per il carissima. Non me l'aveva detto mai nessuno, carissima. Sì, c'è pure un Mille Miglia 2. Questo è molto bello, molto bello. Però in questo genere, secondo me, il top è un altro che adesso, appena finito, vi farò vedere. Carissima con le trecce. È una giapponese infatuata. Oh! Porco due! Questo Mille Miglia non è male, a me mi piace. Acchiappaci. Allora, se vi piace questo, ragazzi, io vi consiglio. Allora, eccolo qua. Sì. Se vi piace questo genere di giochi, io vi consiglio questo titolo, che è appunto della Gaelco, la spagnola Gaelco, che ha fatto appunto questo World Rally. Ci ha avuto anche dei problemi per motivi di copyright, sembrava insomma che avessero infranto dei copyright, eccetera eccetera. Comunque questo, ragazzi, è un grande grande titolo, quindi questo deve essere per forza riscoperto per chi non l'ha giocato mai. In sala giochi già aveva il suo bel volantone. Allora, 1P. Come siamo di like, ragazzi? Quel demente ha messo le cose. Che era successo, Vinci? Per Ronaldo. Forza col 100, 100, 100. Questo, ragazzi, se vi piace, World Rally è veramente, secondo me, l'apoteosi, l'apice proprio, non come diceva Tantuono, l'apoteosi, l'apice della schifezza, ma questo è l'apice proprio, secondo me, che ha raggiunto questo tipo, questa tipologia, insomma, di giochi con questa vista qua.
E questo sarà quello che mo sbattuto fuori, che ha messo dislike subito, no? Ma non vi preoccupate ragazzi, il dislike non ci fa paura, proprio no. Aspettate che si arrivasse a 100. 100, c'è. Di che zona sei? Sono del Marchigiano. Marchigiano, da provincia di Ancona. Vicino a Macerata, ma in provincia di Ancona. La top, top di picchiaduro. La ta top, che è forse la tua? Sì, World Rally 2, però è emulato col doppio schermo, quindi è un po' un casino, Luca, ancora. World Rally 2 è un po' un casino, a emularlo, purtroppo. Sono appena tornato da Marotta, insomma, non è proprio a 10 km, ma nemmeno a 100, a una quarantina di chilometri Marotta da qua. Infatti lo sbatte Luca, gioco gioco e leggo la giatta, infatti lo sbatte di continuo. Arco 2 e no. Il mio preferito di picchiatura a scorrimento, ma forse Final Fight, ma forse Kylax and Dinosaurs, Final Fight, Vendetta, Crime Fighters, Double Dragon, li metto tutti insieme io. E questo ragazzi era World Rally, ultimo gioco di questa tipologia. Allora, vediamo un po', ultimo gioco di questa tipologia, che è pure un altro titolo che io faccio sempre. Ok, durante le dirette questo pure lo facciamo sempre. E questo ragazzi invece è il buon Neo Drift Out. Esatto, vi lascio con Scatman a tutto che prendo la birra. Vai con Scatman. Eccolo qua ragazzi, alla salute nostra, apriamo col nostro bel accendino. Salute! Come siamo? 104, grande! Ichnusa saliste! Grazie ragazzi, auguroni, auguroni a tutti. Vai! Ah sì, questo l'abbiamo pure recensito, è vero. Grazie, grazie Riccardo, grazie Julius, grazie a tutti raga. Questo merita molto, se vi piace sta visuale abbiamo la Celica, l'Impresa o la Lancer. Io prendo la Celica. Stella Artois, la spina, buonissima la Stella Artois, adesso si trova poco. Ciao Ciccio, buonasera. Che madonna ho fatto. Ieri sera mi sono fatto una gran partita, grandi. Sono io che non mi trovo con gli orari. Ah vabbè, ok. You nerd, ciao, grazie, grazie, grazie per i like ragazzi, grazie a tutti, troppo buoni.
Fumo. Pa, 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 pa. Sono 4 giorni più vecchio, quindi finisci 46 adesso, a giorni. Pa, 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 pa. Lo so, Ste, hai ragione, queste sigarette, guarda. Che porco due. Ciao Francesco Zamagni, grazie mille per l'auguri. Io sto guardando la giatta, sicuramente fra poco mi schianto, sicuramente, eh. Au. Oh no! Trombo fino a 100 anni, grazie, per gli auguri. Pa, 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 pa. Scorciatoia. Ali, alza un po' il volume del gioco. Basso. Vai, alzato. Pa, 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 pa. African Stage. Quanto ho compiuto? 46. Ciao Music, grazie, ciao carissimo. Pa 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 pa. Non l'ho presa benissimo quella, eh. È come mia moglie quando io ho detto che facevo live stasera, non l'ha presa benissimo. E io pure a curva non l'ho presa benissimo, eh. Oh no! Vai al salto. Scorciatoio. Scorciatoia. Ciao Emu, grandissimo. Grazie Emu, grazie mille. Checkpoint. Stackpoint. Frackpoint. Jackpoint. Fangboing. Emu, tutto a posto, come sei di ritorno ormai, dai. Lunedì. Iscrivetevi ragazzi al canale Twitch, anzi mettiamo il canale di Emu, qualcuno, chi è che mette il canale Twitch di Emu ragazzi? Qualcuno dei moderatori che mette per favore il canale Twitch di Emu ragazzi, andiamo a iscriverci al canale di Emu, mi raccomando, perché veramente è un grandissimo, eh? Tutti iscriviti al canale di Emu. Vinci, se ci riesci, metti il canale. Ah, appena tornato a casa non può stanca, ci credo. Mettiamo il link del canale Twitch di Emu, ragazzi, andiamoci a iscrivere. Forza e coraggio! Qualcuno dei moderatori, se mi fa sto favore, se no bisogna che stacco un attimo e lo vado a mettere io. Oh no! Eccolo qua! Quello che ha messo Vinci, ragazzi, il link del canale di Emu. Iscrivetevi al canale Twitch di Emu, mi raccomando, perché è un grandissimo, è un grande amico. Adesso a settembre partiranno anche le live insieme a Emu e Pio3D, quindi aspettatevi di vedere tutto, mi raccomando ragazzi, appena riusciamo a organizzarci, insomma, sicuramente ne vedremo delle belle. Sì, facciamo sta live a 3 con... Oh, è basto nago dato. Famo sta live a 3 con Emu e Pio, ragazzi, si famo veramente delle belle risate. Dopo vi faccio una partita. Grande. Oh, Luigi Chris, grazie per gli auguri. Occhio. Grande. So veramente un grande su gioco. Ciao Kusai, buonasera. Allora, qua ragazzi. Allora. Sicuramente qualcuno storcerà un po' il naso, però vedevo, insomma, far vedere un altro titolo di quelli che io adoro. E chi segue le mie live sa che tutte le sere, insomma, che famo una live, io questo qua, una partita, me la faccio sempre. Si chiama Puzzle and Action Tant R di casa Sega.
Eccolo qua, questo ragazzi è un puzzle game, un gioco che racchiude in sé diversi minigiochi che io però veramente all'epoca mi piaceva un sacco giocarlo. È uno di quelli che io adoro veramente. Allora, why? Allora, qua dobbiamo scegliere, io pio subito a rana. Non mi fa caricare la sorpresa, il file è troppo grande. Allora, qua dobbiamo fare con una sola passata, senza mai tornare indietro, grande. Paraparaparapa. Allora, facciamo i ninja se ci riesco a chiapparli. Vai, i ninja. Adesso qua compaiono i ninja e te devi trovare dove lampeggia l'ultima volta, dove si trova l'ultima volta che lampeggia il ninja giallo. Vai, colpo d'occhio. Ninja giallo dovrebbe essere qua. Grande. Vai, il giallo, eh? Non sbagli un colpo. No, il minigioco in giapponese non l'ho mai capito. Esiste pure un bootleg in inglese, però non lo capivo lo stesso nemmeno quello. Yuki no Mienta. I personaggi assolutamente sembrano quelli dei Bonanza Bros. Assolutamente. Ehi, i versi degli animali. Vai. Se può sapere chi minchia era Udakina. Cominchia era che facevo Udakina, se può sapere chi minchia era. Qua dobbiamo rifare i versi come li fanno loro. Rana, Rana Borku, Mucca, che è una mucca questa? Rana Borku Vacca. Poi abbiamo Cane Vacca, Rana Cani. Cane Vacca, Rana Cane. E chi ragazzi ci vuole colpo d'occhio? Non ho visto l'ultimo. Rana? Sì, grande, grande, sono grande. Finito. Bonus stage, mi sa che c'è adesso. No. Eccolo. Questo qua pure è difficile, però cerchiamo, facciamo laghi, vediamo se siamo fortunati oppure famo il maze. No. Qui su c'è da fare le addizioni, sottrazioni dei pezzi. Qui su deve fare i peccati in turco, cinese, gaelico, ostrogodo, in tutte le lingue. Allora, questo meno questo farà questo. Porco. Ah, certo. Aspetta, cominciamo. Allora, questo più questo grande fa questo. Questo l'ho preso. Questo l'ho preso, l'ho preso. Poi. Allora, mezzaluna più mezzaluna, quindi sono due mezzelune. Dove stai mezzelune, porco? Queste. Porca madonna. Allora, tutto più questo, quindi dovrebbe essere solo il quadrato. Porco due. Sì. Quadrato preso. Allora, peccato. Allora, questo più questo dovrebbe essere questo. Grande. Grande. Ciao Giuseppe Monzo, grazie. Oggi sono maggiorenne, oggi 18 anni faccio, sì. No, questa è cattiveria. Allora, questo più questo fa questo, quindi ci serve non lo trovo, non lo trovo, non lo trovo. No. Bestemmia, eh. Non bestemmiamo. Ah, guarda che stronzi, guarda che stronzi. Pa. Più questo, no, non può essere. Cazzo era. Niente. Niente, ci ho chiappato proprio, ho sbagliato proprio completamente. Vabbè, qui sto chiapperemo almeno. Dai, alla fine me l'ha fatto fa. Alla fine me l'ha fatto passare loro. Poi c'è il bonus stage. Dobbiamo prendere tutti i sacchi di soldi. Forza chi è entrati a mettere i like, ragazzi, che arriviamo più su, arriviamo a 120, 130, 40, 100 milli.
Famo Perfect. Grande Perfect. Questa scritta di... Life Up Perfect. Dai, ultimo sottogioco, secondo stage. Ultimo sottogioco, famo il maze e poi dopo ci giriamo, via. Non lo so, Daniele, 150, 160 sulla live, dopo i giorni successivi magari. Esatto, l'ultimo quadro non puoi continuare, è vero. Qua dobbiamo arrivare in fondo, ma non è questa la strada. Questa mango. Cioè, ho sbagliato proprio all'inizio, quindi sarà qua. Daniele Fiore, ciao, grazie per il follow. Grazie mille. No, mi sono castrato. E niente. Quale cazzo era strada? Ah, lassù. Non me lo fa vedere però qual era strada. Ciao Joy, grazie. Buonasera a te. Ah, sì signore, sì signore. Allora, altri giochi che comunque faccio sempre quando facciamo le live, ragazzi. A parte, vabbè il... Toh, vi faccio una partita a Pac-Land, perché sapete che Pac-Land, ragazzi, è uno dei miei preferiti. Era in mezzo, lo so. Grazie Joy, sì l'ho visto, grazie mille. Questo, ragazzi, Pac-Land si ispira al cartone animato che è uscito in America. Non c'entra niente col gioco. Ciao Daniele, sì, ti ho salutato quando ti sei iscritto, infatti, Daniele Fiore, ho detto Daniele Fiore si è appena iscritto perché è comparso. Grazie Daniele, un salutone, grazie mille. Sì, l'ho visto, infatti ti dico, l'avevo anche detto. Speriamo 100 di questi ancora, dai. Vai. Lancialo, picchialo. Dai. Proviamo a prendere il bonus. E porco due, sono un babbuino. Ho detto non piglia il bonus e me lo sbagliavo. Grande, ovviamente pure il massimo, 7650. Michele, ti stimo per la... per la pazienza. Pam 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 para para pam 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 para para pam para para pam. Riccardo Rippa, ciao Riccardo, grazie per l'iscrizione Riccardo, grazie mille. C'è il VARP. No, non lo saltare. Adesso chi già portato a livello è a round 9, chi ha già incazzarsi. Ciao DJ, buonasera a te. Avvicina in pieno, Eccolo. No! Ah! E porco tu! Tutti 7650, sono un genio. Para
Noris! Vai! No! Vedi, fatto apposta per farti incazzare. Fatto apposta per farti incazzare come una bestia proprio rara. Vaffanculo. Allora. Adesso, altro mio cavallo di battaglia, però ragazzi, devo abbandonare l'arcade stick perché non me ne vado a rompere. Già, ciao Giacomo Bignatelli, ti saluto, come no. Abbandono l'arcade stick, ragazzi, per passare appunto alla bella, sana e tastiera. Perché qua, ragazzi, c'è da incazzarsi. Da incazzarsi, come l'ho detto con la S un po' così, con il mitico track and field. Quindi non voglio rompere assolutamente il joystick. Vediamo che avevo impostato. Allora, percorrere destra-sinistra, percorrere e Z per saltare. Allora, qua è molto basso. Vediamo. Pa, 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 pa. Vai, vai. On your mark. Vai, get set. No, infatti non voglio rompere il joystick, lo sciocco, la tastiera. Dai, 10.74. Grande sudata. Allora, pochi i gradi, deve essere un po' di più, però ci sono riuscito, dai. Qualificami, sono qualificato. Pa 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 pa. No! No, ma... ho saltato un po' troppo avanti. È tanti. Non ho fatto. Lo so, ormai l'avevo fatto. Però per fortuna mi sono qualificato al primo colpo, dai. È andata bene. Vai con Javelot. Vai. Troppi gradi, 53 troppi. 53, quanto devo fare? 70. Dai, 70 li faccio. No. Guarda che testa del cazzo. 68, 96. Buono, eh? Il terzo nel mondo, sono il terzo del mondo. Grande. Terzo record del mondo, via. È poco sia di velocità che di gradi. Però mi qualifico. No. Sì! Grande, meglio di prima, pensavo che avevo sbagliato. Forza e coraggio. Mamma mia, che hai gente di aggiustare? Mamma mia, con gli ostacoli. Vai. Chi, ragazzi? C'ho il braccialetto per zanzare. Vai. No! 13? Oh, giusto mi sono qualificato, eh. Parapapà, parapà, parapà. Vai. Qua è tutto un gioco di capire. Uno. Gioco di capire, non ho capito. Uno. Due. No, questo era, guarda che tiro che avevo fatto. Questo era un tiro da 90 metri.
Aspetta che salvo perché voglio continuare. Aspetta che ho caricato. No, perché voglio passarlo. Perché porca miseria, ho sbagliato il tiro. Terzo, mi serviva il quarto tocco, ragazzi. Salto in alto. High jump. Due e 15. Parapapà. 2,25. Ah! Grande! 2,35. Allora, qualify 2,35. Adesso dobbiamo farlo per forza. No, anche qui come fai da rirali? Primo colpo da rirali. Allora, te corre da solo, te col tasto, primo colpo gli dai più gradi possibili per saltare e poi dai dei colpetti per aggiustare, così come ho fatto io. Capito? Primo colpo, tac, e lo fai saltare in alto. Più gradi sono, più salta in alto. Poi dopo gli dai dei colpetti per arrivare fino a 45-50 senza cercare di buttare giù l'asticella. E quello è il segreto. Così. No, adesso l'ho fatto troppo indietro. Troppo indietro. Se non gliela fa adesso, salviamo. Se non gliela fa adesso, non gliela famo, Vai, che gliela famo. Vai. No! Ho saltato troppo in là. Approviamoci. Ho saltato troppo indietro. Bisogna saltare più. Vai. Adesso, colpi. Grande. 2,35. Record del mondo e ci siamo qualificati. Vai. Ultimo. Ciao Alessandro, buonasera. Piato in pieno. L'ho piato di testa adesso. E siamo arrivati primi. E poi ricomincia, ragazzi, che è solo più ricomincia, è solo più difficile, insomma, perché c'è da fare dei tempi per qualificarti, insomma, un po' più bassi, insomma, capito? Allora, vabbè, 2 minuti, ragazzi, tanto lo sapete, questa è la mia spada di Damocle, il mio, non so come dire, la mia spada nel fianco, il mio tallone d'Achille, il mio boia de Mao più completo, ragazzi, però prima o poi riusciremo a pia tutte ste cazzo, queste bamboline e a finirlo, prima o poi gliela farò. Dai, famo un livello 2 giusto per farvi, insomma, non può mancare questo nei miei giochi preferiti. Non può mancare, no, ancora non l'ho fatto, adesso famo pure quello. Questo non può mancare tra i miei giochi preferiti, insomma, perché forse è stato quello, uno dei primi che in sala giochi, insomma, mi ha fatto innamorare di questo mondo. Prima di lui erano arrivati altri giochi, è arrivato Sprint e c'era, ciao Ibra, eccetera, però questo è uno dei giochi che mi ha fatto veramente innamorare di questo mondo e che mi ha fatto mettere il mio più grande like al mondo, insomma, di videogiochi arcade e non. La canzoncina pure ipnoticissima. No, è al rovescio. Ci abbiamo giocato l'altra sera. L'ho finito 2 giorni fa con lo so.
ci abbiamo giocato a Street of Rage un paio di sere fa, tutte le abbiamo fatti, tutte e tre, 1, 2 e 3 su Mega Drive, però. Quindi abbiamo fatto il primo, il secondo e il terzo su Mega Drive. Lettera. L'altro ieri vinci. No, l'altro ieri forse era coso. Era Wonder Boy Remix, Returns Remix. Forse era martedì. Non mi ricordo, raga. Allora, sti 15-20 giorni abbiamo fatto live quasi tutte le sere. Come fa a ricordarmeli tutti? No, no, l'abbiamo giocati tutti e tre. No, non l'abbiamo finiti. Salutami, mio fratello. Ciao Giuseppe, saluta mio fratello Giuseppe. Ciao Giuseppe, buonasera, buonasera. Mai visto così sicuro con lo skate? Ciao Michele, sì, tutto apposta. Allora, è uguale Adventure Island, è Adventure Island che è uguale a questo. Allora, aspetta ragazzi che faccio la mia famosa pisciadina, che intanto voglio sapere, no, che ho problemi ai reni, e intanto vi lascio con questo altro grande titolo che io, insomma, ragazzi, adoro. Eccoci. Allora, altro mio grande cavallo di battaglia assoluto, ragazzi, questo è proprio Rainbow Island, The Story of Bubble Bubble 2. Sì, me lo sono lavato le mani, guarda. Questo ragazzi pure è un altro. Di questo abbiamo fatto una live forse l'anno scorso. Ciao Rove, grazie, grazie mille. Forse abbiamo fatto una live l'anno scorso di questo, giocandolo tutto dall'inizio alla fine. E insomma non è stata facile, anzi. No, ho sbagliato. Questo sì, sì, è The Story of Bubble Bubble 2. Ci ho perso l'infanzia sua amica, chi lo dici, ma a me pure, eh. Io pure. Proviamo a pia sto diamante arancione, forse no, no. Diamante arancione, no, nemmeno. Diamante arancione, no, già, dai, pigliamoli, non ce ne frega un cazzo. Se no... Oh Duncan, ciao, niente, te volevo dire dopo su Discord con le barzellette, su Twitch, però se vai a letto vai tranquillo. Allora, ciao Dancone, buonanotte. Allora, ricordiamo come dice Vinci, allora, Bubble Bubble è il primo titolo, poi esce questo, Rainbow Island, The Story of Bubble Bubble 2, poi esce Parasol Stars,
su PC Engine e su Amiga. Non uscirà mai in sala giochi Parasol Stars. Dopodiché esce Bubble Memories e Bubble Bubble 2, insomma, che non si è capito mai un cazzo, perché insomma sono usciti con questi nomi, insomma, che ha fatto più confusione che altro. Porca miseria, se prendevo il verde era quasi tutto. Allora ragazzi, siccome le 11:15, non vorrei fare i tre pure stasera, perché insomma domani sarà una giornata molto molto dura, io direi di spostarsi su Twitch ragazzi, e continuiamo su Twitch, perché non vorrei andare, sono proprio un babbuino, assolutamente vero, non vorrei insomma andare avanti qua altre due ore, poi dopo su Twitch insomma va a finire sempre a tarallucci e vino, stiamo lì 12 ore, capito? Quindi sotto c'è il link di Twitch ragazzi, iscrivetevi anche su Twitch, è assolutamente gratuito come lo è qua su YouTube. Almeno finiamo questo, raga. 113 a 1, grande. Rimango per la barzelletta. Ok, allora suoniamo su Twitch. Allora, datemi 10 minuti, finiamo 2 minuti di gioco a questo, ragazzi. Ci spostiamo tutti quanti su Twitch. Eccoli qua, tutti. Dai, ci diamo il boss e andiamo su Twitch, via. Vai, Bodreg, sì, ok. Oppure mandami una mail, se vuoi mandami una mail, guarda, è alexrogati@gmail.com, tutto attaccato, senza punti, senza nulla. Ok, Botleg? Non la scrivo sulla chat perché sennò mi arriva spam di tutto, però insomma, alexrogati@gmail.com, ok? Vai col bossometro. Morto subito. Qua se prendevamo i diamanti in fila c'era la porta magica. Allora raga, siamo arrivati alla fine, qui siamo insomma un sacco ancora. Io vi prego, pare che vi sto a pregare, di spostarvi su Twitch, perché continueremo insomma con un altro gioco, con altri giochi per miei cavalli di battaglia, ragazzi. Vi ringrazio a tutti quelli che hanno seguito fino adesso, ragazzi. Ci vediamo per chi va a letto. Grazie per gli auguri, siete stati tantissimi, siete stati veramente carini. Mi è piaciuto un sacco, veramente, stasera festeggiarlo così. Ci vediamo dopo su Twitch per chi va a letto. Invece ci vediamo domani sera. Picus, forse già sbarcato sull'isola di Twitch. Per chi va a letto, buonanotte, per tutti gli altri che si vede su Twitch, 10 minuti, il tempo di cambiare tutto e arriviamo. Ciao ragazzi, grazie tante. Ciao! Vi saluto con il braccialetto anti-zanzara. Ciao! grazie.